Scavalcare il Manhattan Bridge non è facile, ha un doppio ordine di putrelle e per raggiungere quella esterna bisogna oltrepassare quella centrale. Napoleone ha scelto quel ponte perché secondo lui da lì si gode la migliore vista sulla città, abbastanza lontano per vederla nel suo insieme ma non troppo per perderne i particolari. Credo che è un buon inizio per Fabula 2018 con Paolo Genovese, il primo giorno della mia vita. Stasera ascolteremo anche delle primizie e in più sarà anche un modo simpatico di coinvolgere il mio forum delle culture e delle pari opportunità con i ragazzi, con il primo approccio con i giovani. Quindi sarà una serata molto interessante. È sempre bello incontrare i ragazzi, io per quello vengo con piacere, perché al di là di quello che gli posso raccontare io, è di più quello che mi danno loro, con le loro domande, con le loro interpretazioni delle mie storie, quindi mi piace molto questo incontro, è un modo di fare cultura interessante, soprattutto verso una generazione che secondo me ha molto bisogno di incontri e di fare una cultura che sia letteraria che cinematografica, visto che a scuola non ne fanno così tanto. Noi cosa ci dobbiamo aspettare da questa nuova lettura? Beh, è un romanzo gioioso questo, anche se paradossalmente parte da un tema molto duro, no? Quattro persone che hanno raggiunto il fondo, che hanno toccato veramente il fondo e pensano di non farcela, in realtà incontrano un uomo misterioso che gli tende una mano e li fa ripartire e gli dà un nuovo senso alla vita, gli insegna a guardare le cose da un altro punto di vista, quindi è un romanzo felice, un romanzo sul ricominciare, sul ripartire da zero, sul bisogno che abbiamo ognuno di noi di essere salvati da qualcuno. Oggi secondo me abbiamo bisogno di qualcuno che ci tende una mano, anche in maniera simbolica, anche un piccolo gesto, ma sentire l'aiuto, sentire il calore, l'affetto intorno, secondo me è il miglior combustibile per ripartire.